Mister De Girolamo, primo tempo con qualche sofferenza, secondo tempo in discesa. Sì, è una partita che magari mi potevo aspettare. Avevo chiesto ai ragazzi, al di là della classifica, purtroppo era una squadra che avevo vista, solo quando subiscono più di qualche gol la squadra allora perde qualcosa. Invece il primo tempo ci hanno dato filo da torcere, la mia squadra diciamo, ha sbloccato il risultato. Il secondo tempo con un altro approccio penso che alla fine sia meritata la vittoria. Era meritata anche Rotonda, mi permetta di dire, io l'ho seguita molto dalla tribuna, qualche tiratina d'orecchie lei l'ha data a qualche giocatore che si specchiava un po' troppo. Sì, io non sono abituato, loro lo sanno, a me i giocatori mi piacciono giocatori concreti, giocatori che si specchiano, non li adoro proprio calcisticamente, quindi spero che capiscono quello che io gli dico, perché io voglio giocatori che hanno fame, che giocano, hanno voglia, spero che nel proseguo questa mentalità riusciamo anche a cambiarla. 15 punti prima della partita, 18 dopo. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo, diciamo, ora siamo tra le prime 6 o 7, però noi bisogna intanto cercare una salvezza tranquilla. Però partita dopo partita stiamo crescendo, abbiamo ancora degli alti e bassi che per arrivare in classifica, per cercare di tentare i playoff bisogna fare qualcosa in più. Una buona squadra oggi sugli scudi del giudice. Marco il terzino o il Tutti e Gennaro? due. Tutti e due. Marco Del Giudice è un esterno basso che ha fisicità, tecnica, l'altro invece viene da un infortunio dai legamenti, però ha grandi giocate e lo stiamo recuperando piano piano, sono molto soddisfatto.